www.radioticino.it. Adunata nazionale degli alpini aspettando la sfilata di domani. Saluto dal governatore Zaia, siete i nostri leoni. Amministrative 2018 alle 12 di oggi, scaduti i termini per la presentazione delle liste, 9 comuni al voto nella Marca. Anziana aggredita e rapinata sotto casa finisce a terra, portata in ospedale con un trauma cranico. Continua il nostro viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, stasera vi mostriamo un singolare calamaio. Edizione di Treviso dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, la grande adunata degli alpini quest'anno a Trento per la 91esima adunata. E aspettando dunque la sfilata di domani è arrivato il saluto da parte del Presidente della Regione. Sentiamo. È un saluto agli amici alpini che, come dico io, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. La mia totale solidarietà e sempre avanti, guardare avanti. Come diciamo noi, il leone non si preoccupa mai delle pecore, per cui i nostri leoni sono gli alpini. 600.000 in tutto gli alpini previsti in arrivo a Trento, 100.000 i veneti verso questa città. Vediamo dunque cosa sta succedendo. Veneti a Trento, l'invasione pacifica delle penne nere in una adunata che punta alle 600.000 presenze. Tra gli accampamenti è un brulicare di voci, cori e profumi, costicine e salsicce, il buon vino, la gioia di stare assieme da tutta Italia. È la festa, è la fratellanza di un corpo unico e impossibile da confondere. Tra veci e boccia, tra chi gli alpini li porta nel cuore per i racconti di papà e nonni e chi il cappello l'ha portato durante la naia. Lo rifarei ancora. Lo rifarei tanto per imparare a essere fuori dalla mamma, sapersi condurre se stessi. Come i muli. Come i muli proprio, sì. Giovane dal Cadore, perché venire qui? Perché è un motivo per tutti i giovani, perché bisogna credere nella patria, in quello che sono gli alpini, nella cosa fanno gli alpini con la protezione civile e tutto quant'altro. Sabotaggi e intimidazioni non spaventano gli alpini che vivono oggi la seconda giornata della 91esima adunata nazionale. Veneti all'appello. Vicenza. No, Alta Valle del Chiampo. Alta Valle, che non scherziamo. Cosa vuol dire per lei essere alpino? Beh, insomma, anche un onore da quei tempi, che passava già 47 anni che ho finito. E i boccia adesso? È poco, cioè... Ormai quello che è, ma comunque vedo che c'è qualcosa, è abbastanza. Dai. La festa continua in attesa del clou di domani, con lo sfilamento delle penne nere si punta alle cifre di 100.000 per invadere le strade della città. Intanto c'è chi si è premunito a dovere per non avere mai la gola secca, strumenti quasi da fantascienza per gli alpini 2.0 e poco importa se il beveraggio non è proprio quello classico. Allora, per spillare la birra. Ah. Devi pompare qua e poi esce da qua. Ma la birra? Gli alpini bevono vino? Quello che c'era, non è che si può pretendere troppo. E questa sera sicuramente altra festa in vista dello sfilamento di domani mattina e dunque vi ricordo l'appuntamento in diretta domani con Rete Veneta, diretta appunto dalle 8.30 del mattino fino alla fine di questa 91esima adunata. E ora voltiamo pagina, parliamo di elezioni amministrative 2018 perché oggi alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. Nella Marca saranno 9 i comuni al voto e fra tutti anche il capoluogo Treviso. L'ora X è scattata alle 12, ultimo termine per presentare le liste dando il via ufficiale al rush finale verso le urne del 10 giugno. 9 comuni e 135.000 elettori chiamati al voto nella Marca, a partire da una Treviso sulla quale sono puntati gli occhi di tutti, dalla voglia di secondo tempo del sindaco Giovanni Manildo alla battaglia per la riconquista di Casugana da parte del centrodestra di Mario Conte, deciso a cancellare il quinquennio di centrosinistra. Senza dimenticare la corsa del Movimento 5 Stelle e degli altri avversari.
6 in tutto, 4 uomini e 2 donne, perché proprio a ridosso della chiusura delle liste è arrivato il forfè di Casa Pound, che non è riuscita a raccogliere le firme necessarie per Elisabetta Uccello. 6 avversari dunque. Giovanni Manildo si affida a 5 liste, quelle del PD, più le civiche scelte per supportarlo, da quella a suo nome a Treviso Civica, passando per Treviso E e Impegno Civile Futura. Mario Conte invece fa 7. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la lista Zaia Gentilini, la lista Conte, Grande Treviso e in extremis anche la lista Renosto Quartieri al centro. Domenico Lo Sappio del Movimento 5 Stelle proverà a spezzare il duopolio, così come Said Caibi, che con Coalizione Civica si è staccato da tempo dai manildiani giudicati troppo al centro e poco di sinistra. E poi c'è la battagliera Maristella Caldato di Treviso Unica Tu, altra ex esponente del PD, critica con le scelte della giunta. Infine l'altra candidata in rosa, Carla Condurso. A lei il popolo della famiglia si è affidata per portare avanti le sue istanze. Ma non di solo capoluogo vive la sfida dell'amministrativa nella Marca. L'altro comune sopra i 15.000 abitanti al voto è Vedelago, dove la battaglia è a 3 tra il sindaco uscente Cristina Andretta, Sergio Squizzato e Paolo Quaggiotto. E poi altri 7 comuni al voto: Castello di Godego, Istrana, Marino di Piave, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia e San Biagio di Callalta. Rush finale di campagna elettorale, dunque, poi toccherà come sempre a loro, gli elettori. E passiamo dunque alla cronaca dalla Marca. Anziana rapita e quindi aggredita sotto casa, è finita a terra e portata in ospedale. Sentiamo. Stava rientrando a casa in via Risorgimento, nel cuore di Treviso, quando è stata aggredita alle spalle. La vittima è una pensionata di 77 anni che era andata a fare la spesa nel vicino supermercato. Arrivata davanti al condominio, ha tirato fuori le chiavi della casa. Ad un tratto da dietro si è avvicinata una giovane donna bionda. Le ha preso la borsa, ma l'anziana ha tentato invano di trattenerla. La scippatrice non ha esitato e l'ha strattonata, facendola cadere a terra. Un passante che ha visto la scena ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine ed il 118. La 77enne è stata portata in ospedale, dove le hanno riscontrato un trauma cranico. Ne avrà per un mese. Immediatamente carabinieri e polizia hanno iniziato la caccia alla giovane, che è riuscita a scappare con la borsa della vittima. Intanto in via Risorgimento la paura è molta. Solo un mese fa alcuni uomini con il volto travisato da passamontagna hanno preso di mira alcuni appartamenti della stessa palazzina, portando via oro e denaro. Gli inquilini chiedono più sicurezza e soprattutto un sistema di videosorveglianza a presidio della zona. E la cronaca ora ci porta a Risana. Vediamo. Il suo passato non lo ha certo aiutato. Aveva già avuto problemi con la giustizia per le sue relazioni burrascose con varie donne. Poi il cinquantenne di Resana è finito nel mirino di uno scherzo fatto tramite social da 3 minorenni, scherzo che gli è costato 4 anni di guai giudiziari. Accusato di pedofilia, è stato assolto con formula piena. In pratica, 3 ragazzini che lo conoscevano e sapevano il suo trascorso con le donne avevano pensato bene di aprire un falso profilo con foto e dati di una giovane donna maggiorenne. Poi hanno chiesto l'amicizia all'uomo, che è caduto nella trappola. Ha iniziato a chattare inserendo immagini erotiche. I genitori dei ragazzini hanno scoperto quei messaggi ed hanno denunciato l'uomo. Da qui il calvario, non solo giudiziario. Alcuni cittadini lo avevano preso di mira pubblicando dei volantini con la foto del cinquantenne e la scritta pedofilo. Ora il legale dell'uomo ha spiegato: valuteremo le azioni civilistiche nei confronti di chi si è divertito con un falso profilo. In conclusione di TG, la nostra rubrica del sabato dedicata alla Grande Guerra, questa sera vi mostriamo il Calamaio del Ricordo. C'è tutto il pudore del rispetto per un congiunto che non c'è più e per questo suo modo di esorcizzare le atrocità della Grande Guerra, nel silenzio della famiglia Benetton di Silea. Loro non vogliono apparire e hanno chiesto a noi di raccontare ciò che sanno di questo calamaio davvero unico. Colpisce vedere che tutto ruota attorno a questa spoletta, dove si vede ancora perfettamente la scala graduata della sensibilità allo scoppio. Uno strumento tremendo, trasformato in calamaio, dove la polvere detonante ha lasciato spazio all'inchiostro, per una penna davvero unica. Guardate cosa ha creato l'unione di più proiettili da fucile 91, l'arma simbolo dell'esercito italiano nella Grande Guerra. Colpi inesplosi che sono stati svuotati e riutilizzati, saldando sulla testa del proiettile un pennino. E tutto questo è riunito in una composizione con una stella che richiama l'esercito, con delle scritte attorno che il tempo ha reso indecifrabili. Poi l'aquila sui fusti dei cannoni, simbolo degli artiglieri alpini, con quel 2 che forse ricorda il reggimento a cui è appartenuto il gruppo Belluno durante la Grande Guerra e di conseguenza anche l'ignoto autore dell'opera.
perché Giuseppe Benetton e la sua consorte, attuali possessori dell'oggetto, non sanno in realtà di chi sia. Da 40 anni lo custodiscono in memoria dello zio Angelo, soldato tra Piave e Grappa, poi vissuto nella città di Trieste, orgoglioso di aver contribuito a renderla italiana. Ma forse il calamaio era del nonno Giuseppe, anche lui veterano delle trincee del dopo Caporetto. Ma in fondo conta poco, dicono i Benetton. Conta invece come oggetti che rendevano quotidianità la morte di commilitoni, amici e fratelli siano stati trasformati per la quotidianità della vita, come strumento per fissare su carta le proprie emozioni e i propri ricordi, per non dimenticare e non essere dimenticati. E dal telegiornale di Treviso è tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.